Niente, l'audio ci dà dei numeri. Comunque, ecco, di fatto, dopo averci fatto vedere, puoi usare questo tasto, quell'altro tasto, quell'altro tasto ancora, si dice come iniziare, ovvero costruendo il palazzo. Come ho detto, questo gioco, no, ovviamente non l'ha preso il microfono perché era impostato ad Catium, Twitch. Children of the Night. Lo trovate su Steam a poco. Praticamente è regalato. Carino, mi insegna molte cose sull'Antico Egitto, molte delle quali sono anche vere, cioè sono vere. Abbiamo il faraone che normalmente non fa una mazza, osserva il suo regno. Ok, il nostro palazzo piena molto ricca, siamo contenti. Ok, ora possiamo gestire la tenuta. Ci vogliono le case coloniche. Io normalmente non inizio così, cioè metto il palazzo, poi faccio tutt'altro, ma va bene, andiamo avanti, come dice. Quindi. Ok, e seleziono. Occhio qua, vedete che è un po' marroncino, tipo. C'è del marroncino qua, ecco, non è. State di lontani, adesso questa è una mappa piccola. Di solito gioco in modalità tranquillo, non in modalità campagna. Però state abbastanza lontani dal Nilo perché a volte fa delle piene eccessive e addio, addio personaggi. Siamo partiti in silenzio oggi. Allora, la casa colonica è questa qua. Casa colonica. Seleziona contadino innanzitutto, quindi dobbiamo fare il contadino. No? I contadini, sì, perché c'è la barra di Twitch, scusate. Allora io ne metto qua, che, ma no, secondo me si rischia a metterla qua. Potete zoomare quanto volete per girare R. Cioè, ne mettiamo, quante ne metto? Io ne metto sempre un fottio perché comunque servono. Di basto ne vuoi ancora? Vuoi ancora? Qui vi spiega un po' come fare. Io le costruisco pezzo per pezzo perché mi piace di più così, va bene? Ecco questa. Poi se, in teoria, se dopo un po', se continuate a cliccarci su, in un tempo mi cambiava la forma della casa. Vedete, questa è già diversa. Ecco, allora intanto pian pianino vengono costruite. Queste non servono mattoni. Attenzione, ci sono case con mattoni e case senza mattoni, ma ce lo spiegheranno più avanti. Questi simpatici contadini passeranno tutto il loro tempo qua a raccogliere risorse. Cibo, sì, baratto. Allora, un nostro palazzo reale, qua sono tutti contenti, eh? Mai nella vita. Ah, sì, vabbè, allora. Devo per forza farlo, ma no? Vai avanti. Pian pianino si trasferiranno dei paesani. Sta arrivando un nuovo contadino. Ovviamente questa casa non occupata ha tenute insufficienti, ci spiegheranno che ovviamente non può gestirle tutto il palazzo. Di solito non li faccio i contadini vicino al palazzo, lo faccio molto in alto, faccio la mappa quella grande io. Vediamo se riesco a farvi avere, tanto che questo sta lì a fare i cazzi suoi. Allora, farvi avere l'audio del gioco, che sicuramente è quello qua. Non l'avevo attivato perché io di solito li disattivo. E niente, qui arrivano i contadini. Io spero che ci mandi avanti perché non facciamo le cose. Vedi qua. C'è il nostro antico egizio che lavora. Sto lavorando, mi dice. È andato via. Allora, quante ne vuoi? Ah, creare 6. Ne ho già fatte 6. Basta. Conta, guarda. 1, 2, 3, 4, 5. Ne ho fatte 6. Ne ho fatte addirittura 8, anche più del dovuto. Questo drink spero sia. Andiamo. Congratulazioni, la tua società ora ha i suoi primi contadini. Fantastico. Ecco, i contadini maschi seminano i campi della pianura alluvionale durante la stagione della semina. Tutta la famiglia cura i campi, vabbè, ovviamente la piena porta. Qui c'è l'autosave, ma di solito salvo anche io. Ok, allora osserva i tuoi contadini che lavorano mentre tu sei lì che guardi.
Guarda, state lavorando? Ma mi sa anche di no, perché di solito campi di lavoro me li fate qua. Io di solito non. Ah, li state prendendo da qua, che carini. Oh, ma che carini. Ecco, questi li puoi seguire, puntarli. Segui da vicino. Stiamo seguendo questa sciura qui, è tornata a casa. Allora, beccane un altro. Lo punti, lo segui da vicino. Va a prendere le cose. I was up before I was born this morning. Segui da Good morning. dietro. Torna la freccia azzurra sopra la minimappa. Ecco. E infatti stanno già facendo i campi di lavoro qua. I campi. Campi, tutto. L'orzo usato dai panettieri. Lui spiega anche. Se andate in punto di domanda, vi fa vedere il tutorial, diciamo, a cosa serve. Sono tipi di cereali, bla 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 bla. Non siamo ancora sulle informazioni storiche, direi. Qua mi dà qualche informazione storica. Il prestito, ok, ma qui ci spiega un po'. Beh, come storia, puoi andare al governo e qui ti segui la storia reale. Allora, a questo punto dovrai farmi fare qualcosa. Ah, dobbiamo aspettare che sia pronto il primo raccolto, quindi siamo qua per i prossimi 20 anni. Lo faccio in più parti perché quando si arriva a fare la piramide, si può anche andare via. Ok, di solito le famiglie vi ho composto la padre, madre e uno più figli, di solito ne vedi solo uno. Clicca su una casa, tac, per vedere cosa stanno facendo. Allora, questa sta pulendo casa, il bambino è. Lui sta lavorando, lei sta pulendo, il bambino sta lavorando. Per rinominare, no, vabbè, potete rinominare, ma anche no, lasciateli così. Dovete cambiargli i nomi qua, le stelle. Quando una famiglia ha più figli, quindi si lasceranno la casa paterna per formare una nuova famiglia. No, no, non è da ansia come Banished, eh. Ok, abbiamo visto cosa stanno facendo adesso. Vediamo, storia famiglia. Qual è la storia famiglia? Ok. Usa il pulsante, sgombera il terreno per liberarti degli alberi. Poi abbattere alberi o edifici, come fa a fare? Ne abbattiamo l'albero. Uno solo. Usa. Ok, li puoi annullare. Vabbè, questa è una cosa bella. Ah, devo posizionare un edificio e annullare. Allora, siamo così. Questa tanto non l'hanno costruita. Facciamo giù. No, molla sto affare, sennò tiri giù qualcosa. Ci sono cose brutte. Quindi c'è, cioè, ecco, vedi, un'altra casa diversa questa. No, R con le sim. Dovrebbe venirmi l'infinito e dovrebbe essere a nulla. Ecco, abbiamo annullato, ora sei felice? Ora però la metto giù. L'abbiamo fatto. Ma bello, perché ho già tirato giù un edificio e già l'ho. Non abbiamo sgomberato il terreno, cosa faccio? Devo devastare tutto per cancellare le strade. Poi su queste le levo perché mi danno sui nervi. Faccio sempre la strada di mattoni. Oggi è poco collaborativo. Questa croce qua cos'è? Vabbè, questo comunque. Cosa devo sgomberare? Non è che posso tirare giù tutti gli alberi, eh. Magari non tirate giù il palazzo. Ok. Ovviamente qui parla ancora del raccolto. Il cibo viene distribuito al faraone delle famiglie contadine. Ok. Se c'è abbastanza cibo, va in magazzini domestici.
continuiamo. Ok, se la quantità raccolta è superiore alla capacità dei magazzini, rimollano lì. Ok, ma raramente, sarà una rarità questa, proprio una rarità. Una rarità. Ora continua a guardare il contadino che raccoglie. È una gioia immensa, cioè di solito si svolge più velocemente il gioco, cioè. Beh, è caduto questo qua, non ci è arrivato neanche la cena, vabbè. No, di solito io parto molto più velocemente. Però non vorrei fare cose. Ho capito, ho servito contadini intenti nel raccolto, sono qua. Se arriva notte nessuno è a fare il raccolto, sono tutti a casa a dormire. E sono abbastanza incarogniti perché... perché non gli abbiamo ancora dato i negozi, cosa che io costruisco subito appena metto giù il palazzo. Faccio in pausa l'inizio del gioco, metto palazzo, case dei ricchi, contadini, panettiere, no, prima metto i mattonifici con gli operai, poi dopo metto il panettiere perché il mattonificio serve il panettiere. Poi se c'è già qualcuno di diplomato, magari metto già la prima cosa, metto il sacerdote, perché viene utile, lo dico io che viene utile, che istruisce, cura, fa tutto. Ok, l'area di teviatura è qua, poi lo mollano qua ovviamente. E qua ci dice quante risorse abbiamo. Saigo. Allora andiamo avanti. Sicuramente c'è anche l'avanti veloce. Ma mi dice che più è avanti veloce, ma più è anche zoom. Quindi cioè, mettiti d'accordo con te stesso. Quindi cioè, dobbiamo aspettare questa trebbiatura eterna. Vabbè, tanto facciamo questo pannello qua che prima era chiuso. Vai avanti, secondo me stiamo facendo qualcosa. Qui fa vedere la quantità che abbiamo. Diplomati non ne abbiamo, pesani ne abbiamo 30. Attenzione che se non si riproducono quei 30 restano, quindi smazzateveli bene. Comunque scusate la mappa grande come me. Un'altra cosa. Qui ci fa vedere molto più avanti, non abbiamo niente di tutto questo e qua le risorse. Aspetta, non l'ho visto, ma non abbiamo una mazza ancora, quindi mi devo tenerla aperta. Però se ti dai una mossa magari. Vuoi che costruisco il magazzino? Cosa vuoi? Allora. Cosa fa? Ah, nobile. Allora. Durante la stagione del raccolto, quindi dobbiamo finire la stagione del raccolto, non avendo l'avanti veloce, perché tu mi hai detto che il più è avanti, è zoom, poi mi hai detto ma il più è anche avanti veloce, no, tutte e due non può essere. Proviamo l'altro più, questo. Ah, come l'ercia. Oh, eccolo qua, dov'è l'altro più, qua l'altro meno. Ok, sul tastierino numerico dovete selezionare la velocità, quello alla vostra destra sulla tastiera, perché l'altro più, quello vicino alla E accentata, è lo zoom. Ok, va bene, ci diamo una mossa. Io sto andando avanti veloce proprio. Corri Corina. Ok, ora che hanno il loro cibo per mangiare e vogliono delle merci, insomma, merci di base, qualcosa di caruccio, loro desiderano. Non ho messo in pausa, vero? No. E ok, allora, ok, il cibo è denaro, Quindi i negozianti possono ottenere pane e altri cibi coltivati. In una famiglia di negozianti di merci comune, i padri e i figli raccolgono le materie prime
Ok, allora, ci dici di costruirle o vado io così? Ci trovano qua. Adesso va anche in autosave. Ma perché se poi lo faccio prima che lui me lo chieda, è la fine. Andiamo avanti veloce. Vai. Stai per crashare. E sono contenta, lo devo fare o devo aspettare che tu me lo chiedi? Comunque, vabbè, noi mettiamo giù queste. Iniziamo a mettere merci ordinarie. Allora, mettiamole qua, dai, no, facciamo così. Una, due, faccio così, guarda. R. 3 e qua, perché sono 4 in teoria. Che hai le stuoie col destro, ecco. Non so cosa ho messo, i cesti, i tessuti di lino, il vasellame. Tasto destro del mouse sulla casa. Se no si mettono, scelgono loro cosa vendere. Gliel'ho già fatto, guarda, prima che me lo dicessi tu, perché stuoie, va bene. Cesti, l'ho dato, vasellame e tessuti di lino. È più divertente giocarci, il tutorial è la cosa pallosa. Ovviamente pian pianino verranno a costruire. Usiamo il più che abbiamo imparato, che è quello del tastierino numerico. Adesso inizieranno, prima di produrle, ovviamente dovranno andare a raccogliere, c'è tutto il tempo. Viene molto ricca. Oh, che culo! E non hai esondato, quindi state all'occhio quando il terreno è marroncino così. Tenete più in là la civiltà. Adesso questa è proprio una mappa piccolissima. Adesso appena finiscono di costruire, eh. Ovviamente vi spiega. Così imparate anche qualcosa. Schifo non fa nella vita. L'ho assegnato ogni tipo di merce. Ok, suoi è andato, quindi mi fa qualcos'altro. E qui iniziavano a increstirsi, perché vedete, non trovava pane sufficiente, non è quello lì. In realtà voleva beni ordinari e beni di lusso, perché, eh beh. Quindi, beh, ovviamente non vi consigliano di metterle vicine ai propri clienti, no? Guarda, l'avremmo messo dall'altra parte della mappa noi. Io di solito ne metto uno, per esempio, se fosse, dovessi costruiti qua, quattro di contadini, avrei fatto un'altra casa dei contadini e qua l'avrei fatti. Ne metti parecchi in giro per la mappa. Cioè, man mano che la mappa si ingrandisce, me ne metti vicino. Mi raccomando, metteteli più o meno vicino ai nobili, perché quelli si arrangiano i maroni in una maniera assurda. Ovviamente ci farà andare avanti ancora un po' per farci leggere. Allora andiamo avanti. Sto anche andando avanti veloce. Qui mi sono presa da mangiare perché so che il tutorial qui è lento. Figuratevi per costruire una piramide. Ok, cosa ci dice? Ok. Abbiamo da creare le case di città. Anche su pausa funziona bene. Quindi ho una donnina, perché è donna, uomo, Natale. Nobile. Lo mettiamo qua. Normalmente nobile. Se non ha il suo servo flippa, poi non ve lo dicono. Poi di solito gli metto sempre un servo. O può anche farne a meno, però sai. Io parto sempre nella mappa grande, quindi glielo lascio lì il servo, vediamo un po'. Aggiungendo queste case se no mi strozzo col mangiare dei nobili, aumenterà il numero di contadini che potete avere.
No, io normalmente, sì, ricordatevi di posizionare le case coloniche vicino alla pianura. Sì, ma queste case, eh. Perché le case di città, di solito io le tengo tutte in alto, quindi faccio proprio il quartiere bello, poi dopo sotto tutto il quartiere, tutto l'altro quartiere, di poverelli, di contadini, di muratori. Di solito quelli. Quelli lì, perché dopo gli altri magari servono più vicini. Ne devo costruire uno o due case, ecco, perché sennò stiamo qua fino a dopodomani, se non le fate tutte e due. Quindi nobile, adesso secondo me finiamo che non abbiamo più niente. Sono molto nobile. Come ho detto, io ci metto sempre il servo, perché se non hanno il servo rompo le palle. Rompono le palle anche se hanno il servo, sì, il servo. Ma senza le rompo di più. Facciamo correre un po'. Vediamo se costruiscono la casa. Che bella! Anche queste non servono mattoni per costruirle, Oh, it's quindi no big deal. At least I è don't una need government gioia. Poi quando bricks. servono mattoni vanno fatti, ci vorrà un po'. Infatti tutti gli edifici importanti hanno il mattone, comprese le mastabe qua. Questo qui non si vede, ma mastaba piccola. Io ne costruisco una e la segno al faraone, perché di solito è bastardo, mi muore. Sì, qui costiva tutti i prodotti. Mi muore, ma il faraone tende a morirmi a tradimento. Quindi bisogna nasconderlo in giardino, almeno una mastaba, quindi fargli una piramidina piccola ci vuole. Almeno lì lo metti, non hai problemi. Che ovviamente va fatta in mattoni, e i mattoni ce li spiegano più avanti, forse, se riusciamo ad andare avanti. Dunque, 10 mattoni, 10 mattoni, 5, ecco, i mattoni vanno fatti, quindi non siete andati avanti veloce. Vanno fatti per gli altri edifici e non ce ne avrete mai abbastanza. Non so, eh. Il servo, come dire. È bello perché sto masticando da una parte il microfono, perché dall'altra parte c'ho il dente con no cavity e non vorrei farlo saltare via. Madonna, com'è tirata! Come si vede tirata lo servo? Io sono un full screen. Oh, che bravi! Clap clap! Dai, benvenuto ai tuoi primi nobili. Ovviamente loro vogliono le merci di lusso. Quindi dobbiamo mettere le merci di lusso. Io di solito le metto tutte insieme contemporaneamente. Gliele mettiamo qua. Poi c'ho l'ossessione, sì. Poi ho l'ossessione, sì, lo so, è un'ossessione brutta, 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 brutta. Ok, sta buono un attimo, strada. Io devo fare la strada, se no non sono felice. Se non è tutto con la strada, come dico io, allora. Ok, se fate una cazzata come ho fatto io qui adesso, basta prendere qui edifici, alberi, qui cose. Tac, guarda che bello. Poi ci mettiamo una palma, cioè si può mettere le palme. Laghetto, no, proprio niente. Palma nana, ecco, mettila lì. È tanto carino. No, comunque, invece di cazzeggiare, qui ci dice clicca sul pulsante per mettere merci di lusso. Le merci di lusso sono 6 edifici, 6 tipi di merci: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qui potete scegliere gioielli, fumi, sandali. Cioè, io li metterei tutti: quindi scultura, mobili. La palma, questo è quello dei mobili. Allora, perché ho messo una palma lì? Cosmetici. E questa dovrebbe essere quella dei mobili. Sì. E vai. Ah, sì, scusa. Parti. Quindi ci vogliono gli edifici. Ci vorrebbero anche per il faraone, come avete visto, che si erano increstiti perché dicevano che volevano beni comuni e beni di lusso, ordinari di lusso. Quindi si è increstito, di solito li metto insieme a questi qua. Metto giù tutti così il faraone sta tranquillo e non rompe le palle. Vedi mai che si agita e muore prima. Vedo di no. Così
Cosa sei? Cosa sei? Un gattino! Gatto. Volete vedere cos'è un gatto? Vi spiega. Per animare a vivere, bla 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 bla. Quella storia dei gatti in Egitto. Vai, amicino, lì c'è amicino. Questo è un altro gatto. Ci sono solo adesso, poi scompaiono. Forse mai se li mangiano. Sì, adesso devo aspettare che la costruiscono, così abbiamo messo tutti i prodotti. Di solito... Ne... Oh, abbiamo anche lì. Di lusso, ok. Di solito le metto vicino a queste case qui, insomma, e comunque dove ci sono... Allora, che palle, avanti in eterno. Dove c'è il comandante, il soprintendente, lo scriba, il sacerdote, vabbè, il palazzo e questi i nobili. Di solito glieli metto lì, questi edifici qua, quelli di lusso, perché li vogliono solo loro alla fine. Tutti gli altri, i soldati, i muratori, gli scalpellini, gli va bene normalmente gli ordinari. Non dimenticare, l'ho già fatto. L'ho fatto mentre tu non mi vedevi, va bene? Normalmente quando giocate non ve lo dici, è solo il tutorial che rompe. La partita non la faccio online perché se no mi annoiate. Qui faccio tutto squadrato, devo prendere tutte le misure prima di partire. Qui faccio la strada qua dove c'è sto marrone. Che indica più o meno dove dovrebbe arrivare anche quando esulta, quindi statevi un po' più là, faccio proprio da riva a riva, cioè da qua, tutta la mappa, gli faccio tutta sta strada qua, in modo che se arrivo lì a costruire sto attenta a non andare. Che di solito quando partite non con la campagna ma con lo scenario, vi fa partire in piena, è questo esattamente qua, quindi si sa benissimo, è molto ricca. Di solito può andare in piena ricca. Calcolate che può esondare, cioè può essere un po' troppo abbondante, quindi esonda e ci sono case le tira di patto. Allora, abbiamo fatto ciascun tipo, ne manca ancora una. Ne manca ancora una e poi le abbiamo fatte. Intanto che la costruite faccio la strada perché è una mia psicopatia mentale. Fa di fare strade ovunque. Ecco, ho fatto anche la sua stradina. Le ho messe tutte, adesso dobbiamo andare avanti o mi faccio anche le unghie, no, le ho tagliate. Le ho messe tutte. Qui c'è il faraone che non fa una mazza, ma poi dopo c'è il tribunale così va anche a lavorare. Lui lavora in tribunale. Allora, forse ci vuole un po' di tempo che... Sono le case. Ok, forse devono occupare le case. Ho messo tutto il tipo. Sandali. Aspetta. Allora, tu perché sei sandali? Allora, fammi capire. Ho detto gioielli. Profumi. Sono gioielli, no? Ok. Sandali, no, adesso le fate come lo dico io perché mi incazzo. No? Cosa resta? Scultura? Sa, ok, scultura va bene. Tu invece, mobili va bene, cosmetici, giusto? Bravo. Ok, allora. Il tuo popolo diventa insoddisfatto se non ha quel pane o le merci. Allora, questi al massimo rompono le palle. Com'è che si faceva per vedere? Questi al massimo rompono le palle per le merci. Quelli del pane, non grazie a Dio, non ce li hanno, sono ancora qua. Allora, per me sembra che stiano tutti bene, eh. Non è che... Allora, negozi sono felici. Contadini sono felici. Servi, va bene. Negozi ordinari sono felici. Negozi di lusso sono felici. Intanto i non ci sono. I nobili sono felici. La famiglia reale è felice, quindi quando arriva in rosso vuol dire che proprio non ne posso più. Ovviamente se c'è il problema vedete qua. In rosso intendo questo bagaglino che adesso è verde.
qui in rosso lo vedete quasi sempre, perché o non ci arrivano o non lo so, manca il pane, non serve alla famiglia reale, loro mangiano cibo di contadini, quindi se sono troppo infelici pigliano e se ne vanno. Cioè, smazzate bene i vari negozi, le varie cose. Io vi consiglio di partire dallo scenario mappa grande, non campagna, scenario, così imparate bene. Mappa grande, perché ovviamente i paesani, sono questi qua, sono limitati, quelli che avete in... Adesso vedi, questi sono 23, ma nella mappa grande ce ne sono più spazi. Finiti quelli si devono riprodurre, cioè devono farsi da soli, quindi finiti quelli, ciccia. Poi aggiunge più niente finché non si riproducono loro stessi. Non è lentissimo, ma neanche veloce. E sotto vedrai cosa ha la famiglia. Sì, allora c'ha un sandalo di cuoio. Cosa fa? Salta su una gamba. Salta su una gamba perché è un unico sandalo, capito? Sfoglie di giunco, cesti di giunco, una terracotta. E da, cibo ne avete da... Ecco, mantenere tutti soddisfatti può essere molto difficile, infatti voi ve ne dovete fregare, molte volte si lamentano per niente, come si lamentano per niente, voi fate, sì, ci se ne vanno. E appunto, come dicevo, per i nobili è faticoso fare. Oh, dobbiamo fare shopping, che stress, oddio. E allora niente, ti vuole il servo, te la lì, per questo ho messo subito il servo. Però è ovvio che il servo lo viene a pescare da qua, occhio. Se partite nella mappa meno facile, cioè più piccola ne avrete di meno, quindi fatemi i punti. Io vi consiglio di partire dalla mappa grossa. Li ho messi i servi, sono qua, devo ucciderli adesso. Allora, secondo me ho fatto, cioè io so già giocare, quindi facevo così, è cioè, una cosa cattivissima. Cattivissima, aspettiamo che crollino, poi ce li rimettiamo di nuovo e via. Cattivissima, lo so, ma io ce li metto in automatico perché so già che sfracelleranno i maroni. Poi pian pianino questi qua li vedrete ingrandire la loro casa, eh. Poi quando avete la possibilità di costruire barche, avranno le barche. Poi ovviamente non vi dimenticate della loro mastava. Io di solito faccio una mastava piccola, mi pare. Ci mettono tutta la famiglia dentro. Dov'è qua? Le piramidi. Una mastava piccola, 60 mattoni, tra l'altro, sti cavoli. E loro ci fanno la tomba di famiglia. Quindi quando cliccherete qua ci sarà tomba di famiglia, la barca, quando arriverà l'avvento della barca. Allora, i servi adesso perché non arrivano? Cosa ha messo in pausa? Lo sto dormendo, andrà anche veloce. Sta arrivando un nuovo servo, e ho dovuto abbattere quelli che c'erano perché li ho messi in automatico. Vediamo, perché attualmente questo di solito lo tengo aperto. Un po' per vedere, qui ci si accendono le luci di vari colori, se sono soddisfatti. Anche qua, allora, qui avrete sempre dei problemi. Allora, culto, io faccio tutti i tempietti piccoli, sono 14, 12, non mi ricordo. Andate su divinità e contate quante divinità ci possono adorare. Se no fate così, io di solito faccio così, mi ricordo qualcosa. Metto in pausa. Adesso non me la fa costruire, quindi è inutile. Prendo il santuario, lo metto giù, faccio così e dico, questo è, sono gli upgrade, ma faccio qualcosa che non fa gli upgrade, ecco, e mi dice a quali divinità le posso edificare. Non mi ricordo se 12 14, comunque si lamenteranno sempre per la medica e tutto, per lo più è quello lì, quello che vi rompo la scatola. Ok, ciao, sono arrivati i servi. Quindi adesso possono cazzeggiare meglio i nobili. Ovviamente per cercare di risolvere automaticamente i problemi relativi agli acquisti, costruendo molti negozi
mentre al popolo non hai mezzi perché hai per comprare le merci, non cercarsi in effetti. Anche perché poi loro non è che le creano dal nulla le cose, eh? Cioè le vanno a prendere adesso. Beccamene uno che non sta lavorando ma sta andando a raccogliere questo qua. E chissà da dove arrivano. Perché lui è parecchio stanco perché non ha tempo di fare niente. Sempre lo stesso, stai prendendo, eh? Questo sta lavorando, che non c'entra niente. Questo sta raccogliendo, no, sta lavorando, va bene. Comunque molti devono andare in giro a vedere. Nei vari depositi, per esempio, se cliccate per esempio qua, questa cosa sono fiori e non usati dai profumieri, quindi devono raggiungere i fiori. Poi qua mi pare ci sia i profumi, poi più in là ci saranno cose delle miniere per il cajal, sì, perché ovviamente non era fatto esattamente, ma era tutti più o meno a base di piombo, quindi lievemente, proprio fa malissimo il piombo, cioè, stranamente, non sono sopravvissuti, però non ve lo mettete in faccia. Mi dicono anche probabilmente nei ok, no, qui sì, le risorse che inizieremo ad averne. Poi voglio vedere quando dovete costruire queste, diventa un presidio. Allora, chiuditi, cosa dice? Hai creato un piccolo ma stabile settore privato. La tua società sta producendo una buona fortuna. Ok, dicevo, ok. Ok, dobbiamo sviluppare il nostro governo. Allora, assistenza medica, luoghi di culto, altri servizi che il tuo popolo presto richiederà. Luoghi di culto li lascio per ultimi. Ok, clicca sul pulsante. Ok, qui ci insegna a costruire degli edifici di mattoni. Ok, la dimora del fabbricante di mattoni. Allora, dove la piazziamo? Al solo di mattoni li prendono da qua, però lui li fabbrica. Allora, ovviamente, abbiamo fatto una boiata qua. Così, tac, ecco, no, parla come la voglio io la strada, tac, no, così, volta il coso, ecco, no, se me puoi anche andare più là, ma quella lì no, è una capannina, che cazzo sto facendo, così, ecco, puliamo la porcata, qui l'ho fatto, una capannina in mezzo ai coyote, i coyotes. Comunque, allora, comunque noi dobbiamo fare il fabbricante di mattoni, che fabbrica i mattoni di fatto metteteli vicini magari ai negozi, di qua lì voglio farci il panificio, ma non ha molto senso fare un panificio lì, non ha neanche senso fare un coso qui, va bene, mettiamoli di qua. Quanti ne devo fare? Io ne faccio più di una. Guarda, Tomo. Iniziamo con due. Sono artigiani, cittadini della classe media che come negoziante governano. Ecco, quindi. Sì, ho capito da dove provengono. Mi sa che loro hanno bisogno del panificio per sfamarsi, mi sa. Dipendenti del governo, se ne sono fabbricanti di mattoni. Cavi d'argento, ma ah no, loro le fabbriche. Ah sì, allora quelli sono gli altri, quelli costruiscono. Bene, già non me lo ricordo. Di solito io ne faccio a scatafasci di questi, perché ci mettono una vita a fare mattoni, quindi ne faccio proprio a schifo. Ne faccio proprio a schifo. At least I don't need government bricks. Ecco, sì. Perché così mettono un po' meno a fare i mattoni, perché sennò finiamo alle calende greche. Andiamo avanti veloce, spero di aver schiacciato il più. Sì. Oh, it's no big deal. At least non ho mai detto quante ne vuoi, quindi ho fatto quelle che mi pareva a me. Ed ecco qua il nostro edificio dei fabbricanti di mattoni. E lui sta andando, lo seguiamo, e sta andando a raccattare l'argilla. Quindi quegli altri piccoli cos'erano? Ah, i muratori, ok, ci sto dentro, ok, i muratori che costruiscono. Piena molto ricca, ecco, questo stava parlando, ecco, mi raccogli, quello deve essere il figlio.
un altro figlio, cioè certo, affigliato come un coniglio. Ecco, questi raccolgono la velocità della luce perché sto andando veloce, perché se no lo finiamo. Cioè, ormai secondo me Euro-Ion è uscito dalla manutenzione. Li divido in tre parti il tutorial perché, come ho detto, quando si arriva alla piramide c'è da spararsi. Ma davvero da spararsi. Ah, beh, le costruisci così tanto, mi fai due mattoni. Ma che la simpatia. Portami via. Sento parlare. Ma qui c'è gente che grida, ma... Non vedo l'ora di andarmene dalla città, guarda. Viene fatti i fuochi a cazzo. Sta parlando inglese, ha detto gather resources. Gatherare le risorse, noi tradurremo perché... Vedete, vedete che si sono già fatti tutte le loro rave, quindi si sono ampliati. Allora non servono i mattoni. Allora io mettiamo un altro mattonificio. Cosa devo fare? Cioè, io di solito parto con tante di mattoni a manetta. Però io quanta gente ho qua, cioè, vorrei esagerare. Tipo non mi resta nessuno, solo... Perché qua non ti piace? Ah, perché ovviamente c'è... Cioè, sono anche il problema del terreno ad Cassium, ma se prendete la mappa grande che dicevo io, problemi di questo tipo ne avete, perché è abbastanza pianeggiante. Io ne metto un altro così per bellezza. Andrebbero qui più in basso, però siamo veramente a uno sputo dalla piena, e se ti travolge l'edificio ovviamente te lo tira. Ecco, solo questo volevo dire. Ora un altro magari ci fa andare avanti, la strada sopra l'albero, bellissimo. E io sto già andando alla massima velocità, ecco, non posso fare altro. Questi a naso, io mi ricordo che volevano il pane, quindi ci vuole il fornaio. E questa ha molto deserto come mappa, eh. L'altra ha più verde, che cioè ha entrambi perché sembra grande. E allora l'ho fatto, li ho costruiti. Quando mi dici crea tre mattonifici, era scritto sopra l'icona. Ne ho creati quattro, più veloce, e qui intanto lavorano. Questo qua è andato a prendere i giunti, sta tagliando canne di papiro. Ecco, dopo quando mi arriva il fabbricante di papiri mi sta fate a botte. No, è mio papiro, no è mio. Ecco, faranno una cosa di sto tipo. Sì, nel tag ho lasciato Euro-Ion. Per me i tag sono questa cosa. Ok, abbiamo messo. Quando suona l'arpa è sempre bello. Il suo fabbricante di mattoni sta avviando l'attività da nuovo. Ok, i muratori costruiscono tutti gli edifici di mattoni, prendendo mattoni dai mattonifici. Ok, allora a questo punto ci chiederanno. Li sistemano. Ok, allora. Ai cantieri. Allora, adesso andiamo avanti veloce finché non ci chiede di mettere i muratori. Ecco, vedi. Clicca sul pulsante di more e metti il muratore. Allora, secondo me se li metto lì affogano. Ah, così a naso, a naso affogano. Sono con loro, anche loro del governo, quindi mi serve il panificio. Vabbè, allora scusate, è questa qua. Ok, muratore, sono casette piccole, tranquilli. Poi le mettiamo qua. Ah beh, qua abbiamo, sì, non si può mettere perché è strunz. È stronzo, quindi lo giriamo. Mai capito qual è il davanti. Allora, crea una casa di muratore, ne creiamo due, va bene. Ecco, ecco, presto arriverà un muratore. Presto arriverà un muratore. Abbiate fede, vi sta dicendo il gioco. Abbiate fede, noi ci avremo anche fede, però ci metti un po'. Allora, ma sono carinissimi. Poi vabbè, ovviamente ci sono, vengono fuori delle cose assurde. Sì, la grafica è quello che è, però la figaggine di questo gioco è veramente...
Even if you only make it possible for others. Poi crescendo ancora più bella. Dove stai andando? Dove va? Dove corre? Il faraone sta osservando il suo re. Dai, stalkeriamo il faraone. Ah, guarda, questo è che bello. Sarà un tempietto, immagino. Oh, facciamo un po' di shopping. Figata. Sì, intanto aspettiamo che arrivino i muratori. Scolcheriamo l'imperatore. Che... Dove vai? Dove vai? Niente. Giri attorno al nostro palazzo e stai là. Ah, poi intanto che arrivano i muratori, questa è una cosa molto più avanti. 50 mattoni, 50 cibo, granaio, fontana, freschi. Questi gli danno punti prestigio. Tanto quello spiegherà più avanti nell'altra storia. Di grazia ci servono per avere più dove siamo qua, più persone laureate nella zona, cioè istruite. Cioè, per esempio, noi abbiamo tre diplomati, ecco, che andranno a fare lavori diversi, cioè andranno a fare il sacerdote, lo scriba e così. Ma al moratore non piace trasportare i mattoni. Cercheranno di prendere il mattone nel mondo infinito più vicino, li porteranno al cantiere più vicino. Anche qua è divertente poi la cosa. Sì, in teoria io non la uso quasi mai perché mi faccio correre. Sono abbastanza cattivella, io li faccio correre. Io lo so, ma il giocatore nuovo non lo sa. Ecco. Ok. Ora che hai un po' di mattoni, è ora... questa l'hai accentata, l'ho presa. Come fai? Voglio costruire un panettiere, ecco, vedi? Per pagare i tuoi lavoratori. Quindi bisogna costruire un panettiere. Allora, si va qua, giusto, sì. Che è poi il fornaio. Ci vogliono 10 mattoni. Allora, glielo mettiamo più o meno vicino. Facciamolo girato di qua perché se devo fare poi... No, va bene, poi mettiamola lì, la casa del fuoco. Ok, questo è il panificio. Ci vogliono 10 mattoni, ovviamente. E qui si iniziano le calende greche. Mettiamoli più o meno vicino a chi ha bisogno del pane. Yeah, download it! From Steam. Yes, I have the same DLC, but I didn't try play to that. I love play quite. How do you always know the right thing? I love all game. Never forget Matt's feather. Check GOG, Great Old Game. You can find out a lot of game, a whole game. Fantastical game. As I don't know, Gothic, Great Old Game. Google it. Is GOG. Now we are going to do the tutorial. Oh, it's almost built, è quasi costruito, è quasi finito. Ecco qua. 76, 78, 9, 80, 81, 82. Ok, let's... No, we already... Tornato a casa? Eccoci qua. Come back home, my father. Papi è tornato a casa. Ce l'abbiamo fatta, sciambola! Ok, allora dice, è ora che inizia a vedere un po' sta così. Un po' a spistolare in queste cosettine qua che abbiamo messo, che non sono lì per bellezza. Ogni volta che una famiglia dipende... Ok. Andranno a comprarsi il pane. Gli indicatori di cibo sono qua, questi qua. Vedete anche senza aprire, qui ci sono i dettagli.
tasse per ora non abbiamo ancora. Gli scriba, sono gli scriba? Sì. Che stanno un po' sulle balle a tutte, per inciso, gli scriba. Un po' delle, non so, rompono le balle. Comunque da qua tenete d'occhio, un colpo d'occhio veloce. Sì, dicono che siano noiosi gli scriba, ma non lo so perché. Quindi insomma, che ne so, perché forse gli fanno pagare le tasse ai nobili, ecco. Diciamo la verità, ecco, allora qui ci dice altre cose. Ok, il popolo è la risorsa che abbiamo, che è questa qua. Dobbiamo usarla saggiamente, occhio che i paesani in Charles 18 sono abituati alle mappe grandi e quindi vado molto all'inizio, parto proprio in quarta e metto molta gente, molte fattorie, perché comunque le fattorie sono importanti. Congratulazione, ce l'hai fatta, hai completato il primo scenario, grazie. Finalmente, direi, tutti urla di giubilo. Quando avvii una società, ricordati di tenere d'occhio i tuoi contadini. Se costruisci troppi negozi, mattonifici, case di muratori o panetterie, no, ho saltato qualcosa, sì, sto guardando proprio come si guarda da lontano, con la mano appoggiata alla fronte. I contadini si occuperanno a affrettare questi nuovi ruoli, ovviamente loro si spingeranno oltre la loro casetta e vorranno andare, non so, a fare il panettiere, fare questo, fare quell'altro. Quindi ecco, cercheranno sempre di migliorarsi. Io di solito mettete molti contadini, che schifo non vi fa, avrete molti nobili, vabbè. Mettete l'intrattenitore di andare. Cercheranno a occupare questi nuovi ruoli per migliorare la loro posizione nella società. Quindi la produzione, oddio, sì, produzione di pane sarà insufficiente, quindi anche lì i fornai dovrete metterne un po' a random. Attenzione che anche loro come risorse devono andare a prendere, quindi sono tutti molto legati ai contadini, quindi molti contadini, è tutto legato ovviamente. E quindi cercate di tenere un po' equilibrata la situation. Il numero fattore max nel rapporto popolo indica quante fattorie possibili, ok, si possono fare per supportare, infatti allora dov'è? 14, quindi in teoria potremmo mettere su altre cose, noi ce le mettiamo, ma abbiamo finito il tutorial, però noi ce li mettiamo lo stesso perché siamo psicopatici, io sono psicopatica, secondo me questi se li sprombola via il Nilo, però fa lo stesso. Quando sei pronto prosegui, clicca sull'occhio, no, ok, vabbè, allora noi ci fermiamo qua per il tutorial successivo, lo faremo poi in un altro momento perché come vedete sono un po' lunghi. Comunque, dopo sto step, allora ricordatevi sempre di avere molti, molti contadini. Teneteli più in queste zone basse, perché ovviamente loro vanno a prendere la roba qua. Se me li portate in culo al mondo, ovviamente loro fanno più fatica. Quindi, però occhio, questa zona marroncina di solito si esonda. Non dico che esonda fino qua, ma è possibile. Si porta via tutto quello che trova. Quindi magari io di solito quando inizio traccio una strada, in modo che quando vado avanti non devo più starci all'occhio. Ok, vedete molti contadini, allora anche mattonifici esagerate, perché tra un po' dovete fare molti edifici in muratura, e la stessa cosa con i muratori, perché non lo so, si tendono a non fare un cazzo, ma come gli operai, quelli che costruiscono le piramidi, tendono a cazzeggiare, quelli che costruiscono gli obelischi e cose varie. Comunque poi da qui, quando vedrete che non ve la costruiscono perché non ci sono tenute sufficienti, aggiungete un altro nobile. Fatevi il quartierino, occhio che abbiano sempre i loro negozi nobili e anche l'altro resto della classe alta, che sono elite, manca la E, elite istruita. Qui dovete sempre avere beni comuni e beni entrambi, merci ordinaria e merci di lusso, devono essere felici, sia i nobili che questi. Io vi consiglio di partire appena potete, adesso li abbiamo degli diplomati, iniziate a mettergli giù, di solito metto giù subito il sacerdote o massimo due sacerdoti e poi gli metto le loro strutture, dopo lo fanno vedere, che sono l'ospedale, la farmacia, la scuola e l'obitorio, questi quattro, il santuario anche dopo,
L'importante è questo, poi ne lascio uno fisso sulla scuola in modo da avere sempre qualcuno istruito e uno su fisso ospedale, farmacia, che in realtà vi uscirà prenditi cura dei malati, qualcosa del genere, e allora saltano da ospedale a farmacia. Istruisci l'obitorio di cura dei defunti e santuari prega, non so. Al santuario, tempio e il tempio di culto sono in funzione di partire dal santuario che è più piccolo. Io ne facevo uno per ogni divinità, infatti facevo la valle dei santuari. I templi sono più grandi, poi vi servono fare le statue. Okay, ognuno deve avere una divinità, mi raccomando. Detto questo, io vi consiglio anche adesso che avete costruito il mattonificio, di andare qua dove ci sono le tombe. Adesso qui ovviamente non è selezionabile perché siamo nella storia. Mettete una mastaba, dopo di fate sto col destro, solito come fate con le altre cose, per assegnare le cose, ma tasto del mouse destro, solo faraone, perché se vi schiatta il faraone senza tomba non è una cosa bella. Quindi io proprio appena vengono su, ho costruito il panificio, inizio a portare qualcosa per la mastaba del faraone. Poi di solito vado avanti, la seconda volta, passo successivo. Allora, puoi mettere lo scriba, ma possiamo aspettare. Io direi di fare subito il sovrintendente con i relativi qua. No, non è qua, infatti, grandioso. Lo scalpellino, anche quello, ricordatevelo, dopo aver messo... Dov'è? L'operaio, che sono quelli che costruiscono le piramidi e le altre cose. Ecco, così col sovrintendente o poi gli operai li mettete a estrarre. Qui non ci sono le cave, le avrete. Che dovrebbe essere, allora, quello bianco e quello giallo. Non è il basalto, quello delle statue. Pietra calcarea e pietra calcarea pregiata. Ogni piramide ovviamente vi dirà, non la posso mettere giù, quindi non ve lo posso dire, partite dalla piccola, molto piccola. No, ecco. 12 pietre per calcare e pregiate, 12 pietre, 18 pietre calcaree normali. Ma li mandate a estrarre, io direi partite prima dalle calcaree e poi da calcare e pregiate, perché tendono, insomma, vi servono due soprintendenti. Poi li fate costruire la piramide e nel frattempo costruite tutto il resto. Ecco, questo più che altro così non vi muore il faraone lì, dovete sotterrare in giardino, cose brutte. Ecco, che non è bello il giardino. Fate la visuale, come lo potete zoomare, ok? Quindi, di solito mi tengo sempre due piramidi per sicurezza, qua. E con la prima piramide avrete primo prestigio. Allora, il prestigio, cosa va a aumentare questa figurina qua? Ecco, infatti, lì. I lavoratori, quelli... tipo questa è la Kika che va in live, adesso vado a vedermi la live di Kika. Comunque sono i subcomandanti, no, cosa sto dicendo, mi ero persa agli istruiti, sacerdoti, comandanti, sovrintendenti, scribi e sacerdoti, sono questi qua. Poi ok, vi dovete costruire i soldati, perché poi adesso io gioco in scenario relax, se no se giocate in campagna è tutto una cosa. È tutto più veloce. Poi ecco, in questa cosa qui c'è vai al livello mondo. Adesso ovviamente non c'è una mazza, sì, ce n'è una. No, questa, ci saranno varie città, vi diranno appunto i punti prestigio, che sono questi, li fai con le piramidi, con alcune statue, alcune imprese e i materiali, e poi vi espandete. Torniamo in città con questo tasto. Quindi allora ci devo riprendere la mano. Aumentare vi dà punti prestigio. Poi ogni volta che avrete raggiunto un obiettivo vi darà la possibilità di costruire o un obelisco o una stele, e anche quelli danno prestigio. Le mastabe danno prestigio, le piramidi danno prestigio e tutte queste cose qua. Quindi di fatto attenzione che però il prestigio cala nel tempo, quindi andateci proprio pianin pianino, perché il prestigio cala e ciao, ed è la fine, perché dopo vi tocca rifarlo. Cioè, o riempite di mastabe e piramidi, il mastabe è più veloce da fare, e di piramidi l'intera valle, oppure
inizieranno a calarvi i lavoratori d'elite, ecco, diciamo, quelli che sono questi qua, la fine 1, 2, 3, 4. Oculate le scelte di dove metterle, perché io molto spesso arrivo con tantissimi punti prestigio. Per esempio, qui ne possiamo mettere 4 con i punti che abbiamo. Io di solito metto 2 sacerdoti, un soprintendente e un altro soprintendente, così le piramidi. Soprintendenti devono avere gli operai, ok? Vabbè, comunque, dopo questa infarinatura, dopo faremo l'altro tutorial. Dopo ve lo butto così lo sapete. No, perché dici, voglio andare avanti da solo, beh, c'è il tutorial, ti scarichi il gioco, però andate a naso. Quindi adesso vado a vedermi la chicca, sul mio canale scendete, è l'unico canale consigliato, quindi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!